Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione un deferente e caloroso saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ci onora della sua presenza a conclusione dell'incontro che ha visto riunite a Firenze, dapprima in sedi separate e poi in un'assemblea congiunta, 60 vescovi e 65 sindaci dei paesi bagnati dal Mediterraneo. È stata, carissimo Presidente, un'esperienza di ascolto, di condivisione, nello spirito dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Oggi le diciamo grazie per essere qui. Un saluto e un sincero ringraziamento al pastore di questa chiesa di Firenze, il Cardinale Giuseppe Betori, per la sua premurosa accoglienza nei confronti di tutti noi vescovi, qui convenuti da 20 paesi bagnati dal Mediterraneo e con i quali spezziamo insieme il pane dell'Eucarestia. Al Santo Padre che mi ha dato il compito di presiedere questa solenne concelebrazione, la mia e nostra più profonda gratitudine e l'augurio di una pronta guarigione. Riconosciamo i nostri peccati. Il Signore Gesù, che ci invita alla messa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Invochiamo la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
excelsis Deo. Preghiamo, o Dio che con paterna bontà ti prendi cura di tutti, fa che gli uomini che hanno da te un'unica origine formino una sola famiglia e con animo fraterno vivano uniti nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore.
non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio. Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Anche oggi, in questa domenica segnata purtroppo dalle terribili notizie provenienti dall'Ucraina, che ci invitano a pregare e a condividere in tutti i modi in cui ci sarà possibile la tragedia di una ingiusta ed inutile guerra, la parola di Dio illumina profondamente le nostre coscienze. Non ci aliena dalla realtà, ma al contrario ci chiede di andare al cuore dei problemi e di porre così le basi per un mondo più giusto. Rileggendo la pagina del Vangelo di Luca proposta dalla liturgia, vi ho trovato una prima lieta notizia. Gesù parla alla folla nella pianura. Altrove ha preferito salire sulla montagna portando con sé alcuni discepoli. Qui sembra invece che voglia raggiungere proprio tutti. Il suo messaggio vale per ogni persona, direi per i credenti come per i non credenti. È il primo annuncio di salvezza. Il Signore si lascia trovare.
anzi fa di tutto per essere raggiunto da chi desidera seguirlo. Quella pianura della Palestina in cui Gesù ha deciso di rivolgere questo discorso mi sembra come la nostra Firenze, adagiata nella piana dell'Arno. Proprio qui il Signore si è fatto trovare in questi giorni per rivolgere ancora una volta a noi pastori e a tutti i delegati presenti una parola di salvezza. Ma allora perché Gesù parla in parabole? Perché non ha detto espressamente cosa si aspetta dai suoi discepoli? Perché non ha comandato cosa fare? Credo che lo abbia fatto perché ha creduto in loro e crede ancora oggi in noi. Sì, prima che noi crediamo in Lui, il Signore crede in noi. Crede nella nostra intelligenza, crede nella nostra responsabilità, crede soprattutto che saremo disponibili a convertirci, crede che sapremo prendere decisioni per noi stessi e per coloro che ci sono affidati. Provando allora ad entrare così nelle immagini che Gesù ci consegna nel Vangelo, mi sono accorto che si tratta di tre coppie: il maestro e il discepolo, la pagliuzza e la trave, l'albero e il suo frutto. Nella Bibbia questo gioco delle coppie è frequente. Gesù stesso manda ad esempio i discepoli a due a due. C'è dietro una sapienza, direi, tutta mediterranea, che dovremmo imparare ad apprendere di nuovo, quella del confronto continuo. Anche la fede cristiana non è indottrinamento né autoconvincimento, ma soprattutto ascolto di chi ci ha preceduto e confronto con tutti i compagni di viaggio. Abbiamo bisogno di continuare a confrontarci col Signore e con gli altri, rinchiusi nella nostra solitudine come singoli, come chiese e come popoli, rischiamo di trovare soluzioni inappropriate, se non dannose. Ed è questa l'esperienza che abbiamo fatto proprio insieme, ascoltando le varie storie provenienti dalle sponde del Mediterraneo. E il confronto, ne sono certo, ha favorito la comunione fraterna. Allora le prime parole di Gesù diventano più chiare. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? C'è un legame stretto tra il maestro e il discepolo, tra il pastore e il suo gregge, tra il sindaco e i suoi cittadini. Da chi guida gli altri ci si aspetta che intraveda il futuro prima e meglio degli altri e che indirizzi percorsi altrui verso il bene, anche quando questi percorsi sono in salita. Ancora una volta Giorgio La Pira, che fu sindaco di questa città con grande sapienza cristiana, si staglia come una figura esemplare, una guida capace di ispirare la sua vita e le sue scelte a quelle del Figlio di Dio, che è venuto per servire e non per essere servito. All'immagine del maestro discepolo, Gesù aggiunge quella della pagliuzza e della trave. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? L'immagine è volutamente grottesca e mentre ci fa sorridere ci porta però a riflettere profondamente. Il tronco non solo è più grande della pagliuzza, ma è anche un impedimento a vedere l'altro per quello che è veramente. Gesù non vieta il giudizio in sé. Lui stesso più volte ha invitato a valutare quanto accade nel mondo.
Adesso però la sua preoccupazione è un'altra: spiegare come si possa formare un giudizio corretto. E la sua soluzione consiste nel guardare prima se stessi e poi gli altri. Così il Signore svela l'orgoglio ottuso di chi si sente superiore. Gli ipocriti, per il Vangelo, sono coloro che, dicendosi impeccabili, ingannano gli altri nel dare un'idea sbagliata di sé e ingannano soprattutto se stessi. Soltanto chi vede le proprie mancanze può migliorarsi. Solo chi si riconosce malato può lasciarsi guarire. Gesù ci chiede di passare dalla critica alla compassione, dalla compassione al perdono e dal perdono alla fraternità. Ancora una volta mi pare di riconoscere qui la fiducia che Lui ci accorda, e non possiamo che essere ottimisti in questo senso, perché Lui ha fiducia in noi. Non ci dà una norma dettagliata da applicare, ma ci offre una chiave di lettura etica, certo, della nostra responsabilità. La fede, in fondo, non consiste in un'esistenza fatta di scelte concrete per il Vangelo. La parabola evangelica ci comunica la speranza che è possibile diventare alberi buoni che producono frutti buoni. Ecco allora la terza immagine, l'albero e il suo frutto. Gesù lascia intendere come si può diventare albero buono, superando l'ipocrisia con l'aiuto dell'altro. In questo modo cambierò il mio cuore e riuscirò a portare frutti buoni per me e per il mondo. Nel cuore, infatti, nascono l'odio e la fraternità. Per il Vangelo il cuore, ovvero l'interiorità della persona, si raggiunge grazie alle relazioni con gli altri e alle nostre stesse azioni che ci fanno da specchio. Nel passato questo insegnamento di Gesù ha già trovato spazio nel cuore di persone concrete come Giorgio La Pira, che sono diventati profeti di pace in un mondo che sembrava bloccato da tensioni latenti e guerre in atto. Ancora oggi, la parola di Dio rivela la speranza che cambiare il mondo sia possibile, a patto che siamo disposti a cambiare il cuore. Possa il Mediterraneo, che è lo spazio geografico in cui il Figlio di Dio ha deciso di nascere e dove il suo Vangelo ha compiuto i primi passi, diventare un'immensa cassa di risonanza di questo messaggio di fraternità. Possano i popoli del Mediterraneo essere testimoni per il mondo intero di una pace possibile, quella che parte dal cuore convertito al Vangelo e produce scelte per il bene di tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre,
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, con fede viva rivolgiamo al Signore la nostra preghiera e presentiamo a Lui il desiderio di giustizia e di pace che sale a Dio dal cuore di tutti gli uomini di buona volontà. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per la Chiesa di Dio, perché nel suo cammino sinodale, illuminata dallo Spirito, sia sempre più capace di mettersi in ascolto degli uomini del nostro tempo, di accogliere i più deboli, e di annunciare a tutti la gioia del Vangelo. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per il nostro Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa, perché con la parola e con le opere annuncino al mondo intero la pace, vocazione universale della famiglia umana, in fedeltà al mandato ricevuto dal Signore risorto. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per le nazioni colpite dalla guerra, in particolar modo per l'Ucraina, perché coloro che hanno una responsabilità di governo possano convertire il loro cuore, abbandonando la strada dell'odio e ritrovando intenti di solidarietà e condivisione. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo, perché crescano tutti nell'impegno sincero per il bene comune, si riconoscano fratelli nell'unica famiglia umana e costruiscano sempre ponti di giustizia e di pace. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per i poveri, i malati, le persone sole, per tutti coloro che soffrono a causa della pandemia, perché non si sentano dimenticati, ma trovino nelle nostre comunità compassione, conforto e sostegno concreto. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per noi qui riuniti, perché dall'ascolto della parola e dalla partecipazione all'Eucaristia sappiamo trarre forza per edificare con fiducia il regno di giustizia e di pace che il Signore ci affida nell'attesa della sua venuta. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. O Padre, per te nessuno è straniero e nessuno è escluso dal tuo amore. Ascolta la preghiera della tua Chiesa e nella tua infinita misericordia esaudisci la nostra supplica. Fa che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e procedano nella via dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatto passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, San Giovanni Battista, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il nostro fratello Gualtiero che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
fede e amore, diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Invitiamo i fedeli che desiderano ricevere la comunione a rimanere in piedi al proprio posto, dove saranno raggiunti da un ministro. I fedeli celiaci potranno comunicarsi dai ministri che in basilica si troveranno davanti alla zona dell'altare e che in piazza saranno accompagnati dall'ombrello giallo. Thank you.
Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Per Cristo nostro Signore. È il momento di esprimere la nostra gratitudine. Il pensiero e la viva gratitudine della Chiesa fiorentina, di cui mi faccio portavoce, va anzitutto al Santo Padre Francesco, che sappiamo aver sostenuto questo evento di vescovi e di sindaci nella sua preparazione e che solo una improvvisa indisposizione tiene oggi fisicamente lontano da noi. A lui ci sentiamo vicini con il cuore, augurandogli una pronta guarigione e assicurandogli che la nostra preghiera lo accompagna come sempre nel suo ministero. Non meno profonda la nostra gratitudine verso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riferimento saldo dell'identità della nostra nazione, amico di Firenze, che con la sua presenza tra noi suggella il valore dell'incontro di vescovi e di sindaci per la pace e la civiltà, il dialogo e la cooperazione delle città, dei paesi, delle religioni nel Mediterraneo. Grazie ancora alla Conferenza Episcopale Italiana e al suo presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti, caro amico Don Gualtiero, prete fiorentino. Ti ringraziamo per aver scelto Firenze come seconda tappa dell'incontro di vescovi del Mediterraneo, dando evidenza a come questo evento abbia le sue radici nel pensiero e nell'opera di Giorgio La Pira. Alle stesse radici si è richiamato il nostro sindaco Dario Nardella, che ha voluto l'incontro di sindaci di città del Mediterraneo. Anche a lui va la gratitudine della nostra Chiesa fiorentina. Ringrazio poi voi, vescovi e sindaci, che avete accolto l'invito a riunirvi qui e a confrontarvi per individuare vie di costruzione della fraternità e della pace per società più giuste e inclusive. Permettete che aggiunga anche un grazie ai miei collaboratori che hanno dato forma organizzativa all'evento, ai molti volontari, a funzionari e personale dell'amministrazione comunale di Firenze, della prefettura, della questura, delle forze dell'ordine, delle altre realtà pubbliche che hanno lavorato con noi con dedizione e competenza. Aggiungo anche un grazie alle chiese e alle comunità che ci hanno accolte, da Santa Maria Novella fino all'opera di Santa Croce e ai frati francescani conventuali qui. Non meno importante per noi è stata la risposta di tutto il nostro popolo che è qui presente quest'oggi e nelle nostre comunità in queste settimane non ha mancato di offrire il proprio sostegno e la preghiera. Infine, ma non da ultimo, il nostro pensiero va alla gente dell'Ucraina, la cui sofferenza vogliamo sia circondata dalla nostra preghiera. Mentre facciamo appello a quanti hanno nelle loro mani il governo dei popoli di convertire i cuori e le decisioni al cuore e ai progetti di pace di Dio. Egli è il Padre di tutti. L'unità della famiglia umana viene ferita da divisioni e guerre e ne soffrono i piccoli e i deboli. A nome loro chiediamo per l'Ucraina gesti di pace. Io voglio fare un ringraziamento
che vi sembrerà un po' strano, ma che vedo doveroso. Io vedo tanta gente laggiù in piazza che sta partecipando alla nostra celebrazione e io conosco il freddo pungente di Firenze in questo mese dell'anno e sono stati lì. Vedo che battono le mani, hanno sofferto per noi, grazie fratelli, perché questa sofferenza unita alla sofferenza di Gesù e di tanti fratelli, come diceva il vostro arcivescovo, sarà anche questo un frutto prezioso per tutto quello che abbiamo fatto e vissuto in questi giorni. Grazie a nome della Chiesa d'Italia a tutti voi. Il Signore sia con voi. Il Signore sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Tutti sono invitati a rimanere al loro posto per la recita dell'Angelus.